Forse è utile, visto che sono i primi incontri di questo smisurato ciclo di conferenze, sono ben 26, vale la pena forse ricordare l'idea originaria del ciclo, che è stato concepito da Pierpaolo Poggio. Io mi propongo come ermeneuta del ciclo. Allora, l'idea è questa, appunto, 68 sta arrivando e stanno arrivando anche numerose strenne legate all'evento. E abbiamo pensato di partire un po' in anticipo con un'idea, cioè l'idea è che in realtà si sia fissata un'interpretazione egemonica del significato del 68, ed è un'interpretazione che sostanzialmente appiattisce il 68 su due processi che vengono ricondotti in maniera meccanica agli eventi del 68. I due processi sono violenza politica, il lato negativo, e poi il lato positivo, dipende dai punti di vista anche di questi interpreti, e poi il lato, diciamo, del neoliberismo, liberazione dei consumi e così via. Quindi il 68 come parentesi, come scoppio adolescenziale che viene subito, diciamo, recuperato da queste due dinamiche. Se si parte, diciamo, a guardare il 68 assumendo come buona questa meta interpretazione, questo schema interpretativo, beh, anche il ritorno al 68 diventa al massimo come una sorta di riscoperta folclorica di un passato non lontanissimo ma abbastanza lontano per avere il gusto un po' dell'antico. E l'idea di base è stata quella di ridiscutere questa interpretazione partendo da due idee di fondo. Intanto cercare di ridare la complessità storica all'interno del quale gli eventi degli anni 68 si inseriscono. Quindi ricostruire la cornice all'interno del quale succedono questi eventi, sottolineando un aspetto che viene spesso dimenticato dall'interpretazione che ho cercato prima di schematizzare, cioè il carattere fortemente anticapitalista di una parte centrale degli eventi che si sono succeduti in quegli anni. E il secondo elemento su cui vorremmo mettere l'accento è il carattere, diciamo, conflittuale e dinamico nella costruzione dell'eredità del 68. Cioè dal 68 agli anni 70, diciamo, non c'è stata semplicemente un'onda che parte nel 68 e che motu proprio assume un'altra configurazione. Ci sono state una serie di attori che era oggetto della critica nel 68 che si sono mossi rispetto alle istanze che sono state portate avanti in quegli anni. Si sono mossi, si può dire anche che abbiano vinto, però appunto si è trattata di una lotta, di una dinamica e non semplicemente di una trasformazione per energia propria, diciamo, di un movimento in un qualcosa d'altro. Quindi queste sono, diciamo, le idee di fondo. All'interno di questa idea più generale sono state fatte una serie di scelte, come avete visto, a livello di oggetti e di relatori. Ecco, non è casuale che uno dei primi relatori sia Cesare Bermani, che qua, diciamo, che è in doppia veste, diciamo, è fondamentale, beh, per la cosa che gli abbiamo chiesto di raccontare, perché potrebbe essere relatore di vari aspetti rilevanti per noi, ma quello che gli abbiamo chiesto di raccontare è appunto la riscoperta del canto popolare di protesta. E beh, quindi è importante in quanto diciamo esperto di una corrente culturale che ha avuto un ruolo non secondario in questi eventi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello direttamente del testimone, cioè quindi è rilevante sia per le cose di cui ci parlerà, sia per la sua diretta esperienza di protagonista degli eventi che saranno raccontati. Quindi abbiamo pensato che l'essere qua oggi è un corrispondere a una cosa che Cesare Bermani ha insegnato, cioè ascoltare dalle persone che hanno vissuto direttamente gli eventi. Quindi c'è anche questo aspetto cui tenevamo. E beh, ringrazio intanto di essere qua, ringrazio Cesare di essere venuto e buona lezione.
Ma dunque, la prendo un po' da lontana, cioè dagli anni successivi alla guerra di liberazione, dove coesistevano fianco a fianco, ma in realtà contrapposte, due idee di cultura. Portatore di una di queste due, che è stata destinata ben presto a essere marginalizzata dalla politica di unità nazionale del Partito Comunista Italiano, fatta proprio dal Partito Comunista Italiano, fu tra gli altri un grande filosofo dimenticato, perché in Italia si dimentica tutto, il fenomenologo marxista Antonio Banfi, al quale credo non venga neanche più dedicata una tesi di laurea, che nel 1947 affermò che la cultura non era quella che il popolo riceveva come se fosse una grande opera benefica dagli uomini di cultura, ma quello che il popolo creava dal suo profondo, dai suoi nuovi bisogni e dalle sue nuove responsabilità. Beh, questa idea di cultura si è affievolita molto presto, malgrado che negli anni 50 sia stata per esempio ribadita tra il 49 e il 53 da due grandi intellettuali che furono anche, e non a caso, ricercatori di canti popolari e sociali. Parlo di Gianni Rodari e di Ernesto De Martino, due personaggi molto diversi, ma che furono molto molto significativi. Tuttavia, quando nel 58 nacque il movimento torinese di Cantacronache, ci si era dimenticati del tutto, da parte della cultura dominante, dell'esistenza in Italia di canti sociali. È nato con il proposito di contrapporsi al mondo delle canzonette di Sanremo. Il movimento di Cantacronache aveva però ben presto abbracciato interessi più vasti, perché il far conoscere le sue canzoni in circoli ricreativi, sezioni di partito, sedi del sindacato, feste popolari, era diventato un non previsto punto di incontro e di dialogo con gli ascoltatori più anziani, e aveva fatto emergere dalla loro memoria vecchi canti di lavoro, di lotta, di contestazione e di vita della tradizione socialista e anarchica. Avremmo poi scoperto, perché per noi giovani di allora era tutta un'ermetica scoperta, che a Torino Antonio Gramsci aveva dato molta importanza ai canti e sostanzialmente sull'Ordine Nuovo, tra l'altro, ne erano anche apparsi parecchi. Il movimento di Cantacronache si poneva però un problema un po' diverso da quello del canto sociale tout court. Voleva creare delle canzoni che non fossero mere canzonette di consumo, e quindi questo fu il suo aspetto fondamentale, anche se a fianco si affiancò allora in questo gruppo l'ascolto di quella cultura di base orale e scritta, che si rivelò ben presto di un'ampiezza e ricchezza insospettata e che faceva emergere una diversa storia politica e culturale del nostro paese attraverso la vita e la lotta delle classi cosiddette subalterne. I ricercatori di Cantacronache, anzitutto Michele Straniero, Emilio Ione, Sergio Liberovici, raccolsero per l'Italia, seppure in modo non sistematico, i modi in cui sopravviveva e operava questa cultura musicale di base a livello del singolo o di gruppo. Loro si occuparono soprattutto di cori, di bande, di nuclei teatrali, di cose di questo tipo. E però pubblicarono anche tre dischi di ricerca di canti di protesta del popolo italiano. Ma per quel che riguarda Cantacronache, vorrei ricordare, farvi sentire i due pezzi che
che sono quelli poi entrati anche, credo, nel repertorio del 68. Uno è un pezzo di, con le parole di Italo Calvino e la musica di Sergio Liberovici, Oltre il ponte. L'altro è Morti di Reggio Emilia, che Fausto Madei, se ben ricordo, scrisse mentre si trovava mobilitato nell'esercito perché il governo prevedeva grandi disordini attorno alla questione di Reggio Emilia nel 60, dopo che c'era stato l'eccidio a Reggio Emilia. Vi faccio ascoltare queste Di due seguito. canzoni. Sì. Un ragazza dalle guance di pesca, un ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei morti. Avevamo 20 anni, e oltre il ponte che in mano nemica, bevevamo la tua vita, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosi sugli aghi di sospinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri eppure felici. Avevamo 20 anni, e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio e il canneto, l'avvenire d'un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni, e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i figli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d'allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Se ritenete che sia grave farvele sentire tutte,
posso anche tagliare, come ditemelo. Allora vi faccio, sentiamo Morti di Reggio Emilia, cantato da Fausto Mudei, oltre che scritto. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento ed urla la bufera. A 19 anni è morto Didio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani. Sono morti come vecchi partigiani. Marino Servi è morto, è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Vidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Ferri, tre verde e fagioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa. Vedo che le sapete a memoria, quindi... no, io sarò un po' matto, però per fortuna non sono l'unico matto, e continuo a ritenere che canzoni di questo tipo siano ancora molto attuali e valide, insomma. Non so cosa ne pensate voi, ma se le cantate vuol dire che la pensate un po' come me. Comunque, a parte oltre Cantracronache, qualche anno dopo è stato soprattutto grazie al lavoro più sistematico e più ampio, prima del Nuovo Canzoniere Italiano e poi dell'Istituto De Martino, Ernesto De Martino, dei quali ho fatto parte, che si è tenuta in vita un'idea di cultura che aveva come punto di decollo i fini generali per i quali dopo la Resistenza era lecito sperare. Considerava il mondo popolare e proletario soggetto di cultura nel momento di lotta per la propria emancipazione. Si contrapponeva alla vecchia posizione di trasmissione dall'intellettuale tradizionale e partitico alla classe,
nella considerazione che il lavoro, la lotta politica e le varie culture popolari presenti nel nostro paese rappresentassero un momento fondamentale nella costruzione di una nuova cultura. Guidati da questa convinzione, si è così potuto ridare negli anni 60 e 70 una colonna sonora alla storia del nostro movimento operaio e contadino, facendo rivivere un corpus di canto sociale che era ormai relegato prevalentemente nella memoria e non più forma espressiva diffusa. Queste canzoni scoprimmo facendo poi registrazioni che le sapevano tutti quelli che avevano una certa età, ma che in realtà nessuno le cantava più quando noi cominciamo a fare queste ricerche. Dai primi anni 50 in poi la tradizione del canto sociale non dava più segni di vita. Questo repertorio era stato proprio espunto dalla cultura ufficiale anche di sinistra, tanto che sul finire degli anni 50 ci si domandava seriamente se davvero l'Italia moderna avesse avuto ad accompagnare i tanti momenti di una storia ricca di eventi una canzone politica. Veramente non lo sapevamo allora. Ce ne accorgemmo subito che era enorme il numero di canzoni esistenti. Dai Garibaldini in poi si potevano trovare un sacco di canzoni sulla storia d'Italia. La storia delle nostre ricerche comincia comunque nel 61-62 con due persone, Gianni Bosio e Roberto Leidi. Gianni Bosio era direttore delle edizioni Avanti ed era una geniale figura di organizzazione culturale e di storico del movimento operaio. Una sua monografia, rimasta incompiuta, Il trattore ad acqua negra, può considerarsi il primo lavoro di storia orale che sia stato fatto in Europa. Il suo interesse per il canto sociale era soprattutto legato a una valorizzazione delle fonti orali nella storiografia e alla ricerca di forme di comunicazione orizzontali di classe, così chiamate in contrapposizione alla comunicazione di masse, che di solito è verticale a senso unico, dai vertici alla base della società. A lui si deve tra l'altro un apporto teorico fondamentale a una nuova definizione della cultura del mondo popolare, la negazione delle interpretazioni che del folklore erano state precedentemente date, e la formazione dell'uomo storico come egli è e si presenta contro l'immagine presunta e dimezzato in quanto storica dell'uomo folclorico, concezione tradizionale e reazionaria del folklore. L'uomo storico, l'uomo politico, diceva Gianni, l'uomo della fabbrica e dei campi viene da questa concezione reazionaria semplicemente ignorato. I modi, i comportamenti che ne provengono sono cronaca e non storia, grida di ubriachi e di scioperanti, urla incomposte e non arte. Purtroppo Gianni Bosio, che era un po' la locomotiva del nostro lavoro, morì a soli 48 anni nel 71 e toccò poi a me di curare la parte della sua eredità culturale, mettendo il trattore ad acqua negra in grado di essere pubblicato e ampliando tra l'altro i suoi scritti ciò che lui già in vita si era proposto di fare, cioè L'intellettuale rovesciato, uno dei suoi libri più importanti, che sottolineava tra l'altro quanto fosse importante l'introduzione del magnetofono, del registratore negli studi storici. L'altra figura preeminente del nostro gruppo era Roberto Leidi, che era arrivato invece all'attenzione del canto sociale da interessi musicali e sociomusicali che si muovevano in un arco assai esteso, dalla musica contemporanea alla musica popolare americana, al jazz,
alla musica popolare italiana, che aveva scoperto attraverso l'incontro con Alan Lomax, che era venuto in Europa a far ricerca dopo essere stato denunciato quale comunista alla Commissione per le attività anti-americane nell'ambito della persecuzione maccartista. E quindi lui era arrivato in Europa a fare ricerca su cosa la gente cantasse. Per Leidy la ricerca del canto sociale rappresentò un proseguimento del suo viaggio dalla musica popolare americana a quella italiana. Un viaggio iniziato guardando l'America del New Deal rooseveltiano, quella dei neri, dei poveri del sud, dei mandriani del west, dei boscaioli del nord, di furore di Steinbeck, e cosa che era poi la ricerca di una patria popolare, cercata in America, perché mi disse una volta Leidy, ignoravamo che quel mondo esisteva anche qui. E quindi ci siamo attaccati ai poveri che vivevano nelle baracche in Louisiana o nel Tennessee, perché ignoravamo che c'erano i poveri che vivevano nelle baracche anche qui. E mi diceva, il mio passaggio a interessarmi dalla musica popolare italiana, della musica popolare italiana, è avvenuto quando ho cominciato a rendermi conto che questa patria americana era un mito, un'astrazione, e che quella patria era possibile trovarla qui. Nel 61-62 Bosio e Leidy, che da qualche anno era diventato collaboratore delle edizioni Avanti, cominciarono una ricerca sul campo di canti sociali. Magnetofono, che di solito allora era pesantissimo, io mi portavo in giro quando andavo, ricordo, un mostro, una CAI che pesava 25 kg. Poi no, io non andavo in macchina, quindi me la portavo a mano, in pullman. E comunque quando io arrivavo c'era sempre, diceva Giorgio Bocca, che mi prendeva in giro, un qualcuno che appostato dal campanile urlava: «Fioi, porte via nonu, Clerival Bermani». Questo era... Comunque nel corso di queste ricerche, prima Gianni e poi Roberto, si sono imbattuti in narratori e cantanti, depositari di un repertorio di canzoni sociali fortemente caratterizzato e differenziato. Teodolinda Rebuzzi, che era una donna molto, ricordo, sorda, ma che ricordava le canzoni, dopo che gli era stato chiesto varie volte: «Ma che canzone ricorda?» Dice: «Ah, nessuna!» E fu la prima canzone che si registrò. L'Italia, le malade, Sartori, l'El Dottur, per far guarire l'Italia, Tajem, la testa, ai sciur. Questa fu la canzone che ci diede Teodolinda Rebuzzi. Mentre, non so, altri che incontravo furono l'anarchico Failla, che sapeva tantissime canzoni anarchiche, oppure Palma Facchetti di Colonio Serio, che era un pozzo vivente di canzoni cantate nelle filande. E piano piano si ricostruì un repertorio. Anzi, inizialmente si aveva l'idea di far uscire ben 5 volumi di canti sociali italiani, che secondo Bosio avrebbe dovuto rappresentare la prima raccolta organica e monumentale del canto italiano politico, sociale e di protesta. E doveva avere un carattere collettivo, avevamo collaboratori un po' in tutta Italia, la coordinazione era di Roberto Leidy e qui doveva confluire tutto. Però di quei volumi per uscirne uno solo nel novembre 93, perché ben presto ci siamo resi conto che il materiale che si raccoglieva era tale e tanto da farci pensare che quell'impresa scritta non avesse più senso, perché era continuamente superata dalle ricerche che si facevano,
e abbiamo deciso di proseguirle invece con la pubblicazione di dischi, più idonei a documentare un lavoro in permanente arricchimento. Sono stati così prodotti dischi di canti giacobini, repubblicani, garibaldini, anarchici, socialisti, comunisti della Resistenza, eccetera. Il nostro gruppo, che nel frattempo aveva appunto preso il nome di Nuovo Canzoniere Italiano, dalla rivista che Bosi e Leidi avevano cominciato a pubblicare nel 62, e che inizialmente era una cosa molto diversa dagli altri numeri, perché Roberto guardava molto all'America e quindi la facevamo in multilit e somigliava un po' alla rivista americana Sing Out, diretta da Pete Seeger e Irving Silver, e col quale, devo dire, Irving Silver, me lo ricordo perché mi raccontò che è stato ospite a casa mia, giocavamo assieme a tennis, adesso lui ormai è morto. E mi ricordo che mi raccontava che aveva cacciato via Bob Dylan perché poco ortodosso dalla sua casa musicale. Di errori di questo genere nella nostra storia ne sono stati fatti molti. E nel Nuovo Canzone Italiano cacciamo via Benigni in malo modo, per esempio, E De Gregori. e De Gregori in malo modo. Un po' di settarismo l'avevamo anche noi. Comunque, la prima parte dell'attività si rifece al folk revival americano, a cui particolarmente era legato a Leidy. Diciamo che Roberto, Leide, sino al 1965, anno in cui sono cominciati a palesarsi dei contrasti interni al nostro gruppo, ebbe ampia libertà di azione e si può dire che fu il primo vero organizzatore del Nuovo Canzoniere Italiano. Ricordo che oltre a me, che ero vicino di casa e che essendo un amante di jazz, fui subito conquistato alla ricerca del canto sociale italiano, perché mi sembrava straordinario che a 40 metri da casa mia, in un cascinale inurbato, esistesse una straordinaria folk singer che si chiamava Fenicia Baldini, una Mondariso, che mi faceva venire in mente Bessie Smith. E quindi allora fui subito portato a fare ricerca in questa direzione. Inoltre portò nel gruppo Giovanna Marini, che era l'unica, credo, del gruppo, che fosse, a parte Liberovici, che però non era del nostro gruppo, che fosse una vera musicista. E altri li portò Roberto, io portai Franco Cogiolo, che venne anche lui a lavorare alle edizioni Avanti. Franco Cogiolo l'avevo conosciuto sui campi di tennis, giocavamo a tennis e avevo scoperto che sapeva molte canzoni e che soprattutto aveva raccolto tantissime canzoni epico-liriche, canzoni narrative. E lui che ha scoperto Teresa Viarengo e che era una donna che conosceva 300 canzoni narrative, ed è lui che poi fece anche tante altre scoperte che furono poi messe a frutto da altri, ma insomma a lui credo si debba molto. Scusate, bevo un Bene. secondo perché. Dunque, l'attività di ricerca del canto sociale aveva questo grande vantaggio di avere alle spalle le edizioni Avanti, il cui orientamento ampio e antisettario si era da tempo proposto di documentare la classe e
e tutte le molteplici avanguardie, piccole e grandi. Fu portata avanti da un gruppo, la ricerca, numericamente limitato di persone, che però avevano una grande capacità di lavoro e una straordinaria passione per quanto facevano, perché avevano capito che era una cosa molto innovativa. Non fummo mai più di una trentina, di solito eravamo 9-10, insomma, al massimo diventammo 30 per un paio d'anni. L'inizio della nostra attività, tra l'altro, cadeva in un momento di stagnazione politica, culturale e ideologica. Il 62 segnava l'inizio del cosiddetto miracolo economico e le nostre ricerche sembravano l'esito di una testarda volontà di andare controcorrente e diceva Gianni, appariva come una proposta provocatoria verso un costume di conformismo che attraversava le classi, verso un processo di massificazione già avanzato, verso le scelte socialdemocratiche del movimento operaio, verso chi era sfiduciato nella possibilità di reazione del nostro proletariato, verso tutta la burocrazia, il grigiore della politica culturale, eccetera. Questo è un po' il nostro punto di partenza. Io allora ero un militante del Partito Comunista, il Partito Comunista mi stava strettissimo da questo punto di vista, perché non so quante volte sono stato mandato sotto commissione di controllo perché facevo, per esempio, i verbali della mia sezione con il registratore. Il nemico ci ascolta, insomma, era un po' la situazione. Per fortuna che li ho fatti, perché voglio dire, credo che siano tra i pochissimi documenti orali che documentano la storia del Partito Comunista alla base della... Ma comunque su questo tornerò dopo. Resta il fatto che questa ricerca dei campi sociali è stato il fondamento di tutte le esperienze che abbiamo fatto e che ha prodotto tra il 62 e il 79 4.000 spettacoli circa, 276 dischi, decine e decine di nuovi canti sociali e un istituto di ricerca che ha raccolto, dove i ricercatori hanno raccolto sul campo non meno di 20.000 ore di materiale. Sull'onda di questo esempio sono poi nati numerosissimi gruppi di canto popolare sociale e qualche gruppo di, tra questi che si formarono, che furono soprattutto gruppi di canto, fece anche della ricerca in proprio. Queste canzoni che noi raccoglievamo, creavamo e che trovavano diffusione tramite i dischi e gli spettacoli, però, si badi bene, soprattutto attraverso le manifestazioni politiche, finivano spesso per essere dei paradigmi indiziari, cioè fonti provenienti da un fenomeno culturale incontrollato che aprivano la via a nuove interpretazioni di momenti della storia del proletariato di tipo non canonico. I dischi del Sole erano una collana con tre diverse linee tematiche fondamentali. La prima di registrazioni originali, date in maniera filologica, esattamente come erano state registrate. La seconda di riproposta. Per esempio, trovavamo un pezzo di un canto in una località, un altro in un altro, li rimettevamo assieme e la canzone così ricostruita la facevamo cantare ai cantanti del nuovo canzone italiano. Direi che per spiegare come lavoravamo potresti far sentire il numero 12 e poi il numero 11. Prima il numero 12. Cioè io trovai, sono l'unico che ha trovato una canzone, per esempio il feroce monarchico Bava, che poi è andata in giro. Sono l'unico che l'ha trovata, una cosa impressionante. L'ho trovata due volte. Una volta abbastanza per esteso e una volta
una sola strofa, solo che quella strofa aveva una melodia che a me piaceva di più, per cui la fece ascoltare a Sandra Martovani, che poi la ricantava. Adesso vi faccio sentire un pezzo di quella registrata da me a Lumellonio, vicino Novara, e poi il pezzo ricantato dalla Mantovani sulla base di quel frammento e del testo che avevo raccolto. Le grida si antiedo lenti di una bolla che quando andava il feroce monarchi covava e gli affamati col piombo suamò. Un mille i caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caivi, e al furore dei soldati assassini e morti vili la plebe. Chiedete mettisti le madri quando scura discende la sera, per i figli gettati in galera e per gli uccisi dal piombo fatal. Devo dire che la canzone non è comunque completa, perché esisteva un ritornello che ho ritrovato su un canzoniere anarchico diffuso in Argentina, il quale però non è mai stato ritrovato poi cantato, per cui non sappiamo che aria avesse. Questo è invece quello che è arrivato a noi, e questo è la versione che poi ha fatto Sandra Mantovani. Questo ve la faccio sentire per esterno. È sempre un aria di cantastorie, ma diverso. Comunque c'erano Giovanna Marini, Sandra Mantovani, Caterina Bueno, Michele Straniero, per esempio, che erano ricercatori e cantanti allo stesso tempo. Poi c'era una terza linea nel nuovo canzoniere, nei Dischi del Sole, che era quella delle nuove canzoni,
cioè la conoscenza dei vecchi e nuovi documenti del mondo contadino e del mondo operaio, formavano un retroterra culturale per una serie di giovani interpreti che avevano voglia di fare qualcosa di nuovo. Allora abbiamo i repertori di Ivan Della Mea, di Paolo Pietrangeli, di Gualtiero Bertelli, di Alfredo Bandelli, di Alberto D'Amico. Tutti giovani autori che utilizzavano in mezzo canzone per parlare della realtà di quegli anni. Non è quindi casuale che la colonna sonora del 68 sia stata rappresentata soprattutto dalle nostre canzoni, già nate anni prima, in particolare quelle di Paolo Pietrangeli. Vi risparmio Contessa, che sapete a memoria, ma però vorrei sentire Gianni Valle e Giulia, che a me piace molto. La Contessa, 4. No? No, Contessa. Contessa. La sentiamo? La no? Diamo. La diamo per sentire. Valle e Giulia? Valle e Giulia. Giulia Maria. Dice nera, non la scuola, dei padroni, via il governo, dimissioni. La voce di donna è Giovanna Marini. Fai sentire È mezzanotte. Questo invece è Alfredo Bandelli, che era un operaio all'ospedale di Pisa. Tutte le auto è stato segnalato movimento.
in corso Italia, con polizia dello Stato italiano, ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E tu, delle notti, si ripete la stessa storia, sorveglianza stretta dei centri focali dove vengono fatte le scritte. E al comando c'è chi urla e chi si incazza. Questa volta basta, siete incapaci, io vi faccio trasferire. La polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E sul giornale abbiamo letto questa mattina, fuori della questura c'era scritto in rosso il potere a chi lavora. Un poliziotto, inseguendo un gruppo di ribelli, per caso è scivolato con la pistola in mano, due colpi son partiti, ci sono tre feriti denunciati. La polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E la polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, e che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori. Diciamo che a questa attività potrei farvi sentire quella che è stata forse la canzone più con Contessa, la canzone più conosciuta, che è Cara moglie di Ivan. Però invece di Ivan vorrei farvi sentire la canzone di Franco Fortini, l'Internazionale. Siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche di capitale, come macchine ci uso, nelle sue scuole lavorare, e chi comanda ci insegna. Questo mondo che sale, questo tanto che fare, è l'Internazionale. Un'altra umanità, questa roba che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'Internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, che l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere, tutto l'uomo si tradì, ma la comune al potere
continente, questa terra ci basterà. Grazie a te noi ci hanno straziato, tra chi contava e chi servì. Compagno, esci dal passato, verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta uguale, l'uomo è l'uomo, farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. La risposta entusiastica della base alla nostra attività fu illuminante. La reazione borghese, sgarbata, vecchio stile nazionalista, ignorante, ci insegnò che la situazione di classe era diversa da come appariva e che la dirigenza operaia era ferma a una sorta di dormiveglia. Il movimento del nuovo canzoniere italiano si sviluppò nel segno di una ritrovata consapevolezza di classe e di lotta del proletariato. Le canzoni servirono quindi anche a dare una forma più avanzata alle lotte quando si tentò di imbrigliarle con parole d'ordine ritardate. Le persone che via via confluirono nella sua... Ti ho annoiata? Nella sua attività erano tra loro disparatissime per competenze, le persone, disomogenee per formazione, tutte collocate a sinistra ma senza una rigorosa omogeneità politica. L'unica omogeneità era data dall'interesse per il canto sociale popolare e per la creazione di nuove canzoni sociali. Boggio era bravissimo a trovare un denominatore comune di quella che era una armata Brancaleone, dentro la quale c'era una coesistenza fruttuosa tra posizioni politiche e culturali diverse. Comunque questa armata Brancaleone ha avuto dei meriti perché è riuscita a darci una tradizione di canto sociale. Alcuni spettacoli che ebbero successo e rappresentarono una svolta nel teatro italiano. E la ricerca di queste canzoni è stata anche alla base della nascita della storia orale italiana. Quindi non è tanto, ma non è neanche poco. Poi il lavoro crebbe a un punto tale da richiedere la nascita nel 66 dell'Istituto Ernesto De Martino. E nell'idea di Bosio l'Istituto doveva subentrare al nuovo canzoniere che lui considerava sin da allora, dal momento in cui le lotte avevano ripreso a muoversi, come uno strumento superato e logoro, e che aveva dato tutto quello che poteva dare, e per lui il problema era di creare un istituto che si occupasse di tutta quanta l'oralità di passato e presente del mondo popolare e non solo di canzoni. Infatti ci fu una grande discussione tra di noi, poi prevalse un punto di vista che era un punto di vista soprattutto di Gualtiero Bertelli e mio, che le canzoni potevano continuare a essere presenti a fianco di un'attività maggiormente intensa di ricerca sul territorio.
L'allargamento degli interessi di ricerca fu anche la ragione principale di scissione del gruppo, dove ormai c'erano alcuni che erano interessati all'uso delle canzoni e della cultura orale, cioè l'uso che di tutto questo si poteva fare in ambito storiografico, anzitutto Borgio e io, e altri, primo di tutti, fra tutti Roberto Leidi, che erano più interessati all'etnomusicologia. In realtà noi non abbiamo mai fatto ricerca solo per fare dei libri e neppure per avere dei nastri magnetici in un archivio. Volevamo fare circolare i risultati della ricerca, dare nuova diffusione, nuova conoscenza di quei materiali. L'abbiamo cercato di fare con libri, con dischi, con cantate, con rappresentazioni teatrali costruite con canzoni, perché non volevamo fare un lavoro accademico. Non volevamo fare solo una ricerca filologica e corretta, ma rimettere, come dicevo, in circolazione quei materiali per verificare la loro provocazione nei confronti della società di allora. Dalla presa di coscienza di operare su un terreno scoperto e trascurato, nacque ben presto dentro il lavoro stesso la necessità di darsi anche un disegno culturale e politico tesi a esiti extrascientifici, necessari proprio per permettere il decollo e la prosecuzione di quella ricerca e della sua mondanizzazione. Fortemente osteggiate dalla cultura ufficiale, anche da quella di sinistra, e nacque la necessità di trovare ed elaborare metodi pertinenti capaci di restituire la testimonianza in una rappresentazione quanto più possibile misurata sulla realtà di un mondo che, pur implicato nei modi di comunicazione delle egemonie che allora operavano soprattutto attraverso carta stampata e televisione, esprimeva una sua alterità e una sua autonomia. Devo dire che in questo lavoro bisognava inventare quasi tutto, per cui i primi anni furono entusiasmanti proprio per questa necessità di trovare sempre delle chiavi, delle nuove chiavi di interpretazione, di rimessa in moto dell'attività. Ecco, se mi è permesso un ricordo autobiografico, con il nuovo Canzone Italiano ho cominciato a usare il registratore nel 63, utilizzandolo come un'arma bellica sui generi, con uno spirito forse meno distante di quanto non possa apparire da quello con la quale le generazioni precedenti avevano imbracciato il mitra. Come i partigiani avevano trovato un naturale prolungamento di loro stessi nel mitra, credo che io non saprei vivere ancora oggi senza il registratore. E certo è che da quell'anno non l'ho più spento, infatti è acceso anche adesso, no? Allora mi buttai letteralmente dentro la ricerca sui canti sociali, tanto che nel 1963, in un mese e mezzo, nel Novarese, avevo raccolto un migliaio almeno di versioni di canti o canzoni o varianti di questi canti. Tra le altre cose ho raccolto la famosa Goretta tu sei maledetta, che poi diede luogo al grande casino di Spoleto, su cui tornerò tra un momento. Ma vi vorrei far sentire due canzoni di ricerca di questa Fenesia Baldini, sebbene che siamo donne, 13 e 14. Buone lingue che ci divertiamo,
e noi altri lavoratori burruma vespaga. E voi altri signoroni che avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Aulio io là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori buruma vespaga. Un momento. Quest'altra invece, Capinera del Carso, è una canzone di Raffaele Ufidani, un il vero chansonnier del Partito Comunista. Lui è l'autore della Guardia Rossa, è l'autore di quasi tutte le canzoni più importanti del Partito Comunista. Negli anni venti, sull'aria di una canzonetta capinera di Amerigo Giuliani, utilizzando sempre questo mezzo di utilizzare delle canzoni molto popolari per far circolare storie e idee, scrisse questa Capinera del Carso, che era già, venne cantata durante l'occupazione delle fabbriche, già allora. Abbiate pazienza che è molto lunga. La chiamavano Capinera, era ancora una bambina, tanto frane e carina, un tesoro di bontà. Lei viveva solo al mondo col papà, il lavoratore, che rendeva sei giocondo per suo canto e per suo amore. Nell'uscire dell'officina, alla sera il suo papà incontrava la piccina che lo stava ad aspettare. Ma giunse al fin un'angosciosa sera che il babbo abbandonò sua capinera. La legge infame da lei lo rapì, di grigio verde lo rivestiva, e brutalmente alla guerra lo inviava. Lei singhiozzava, si disperava, là sul Carso maledetto tutto il popolo moriva, e qua giù si divertiva l'elegante gioventù. Ma la dolce Capinera invocava il suo papà e sdegnava le lusinghe della vile società. La seguivano tenaci gli imboscati seduttor, ma li aveva la piccina tutti quanti in sonno orrore. Sonno, perché sommo è troppo un termine sera, culto. Piangeva per suo babbo Capinera. No, la cosa importante è che queste canzoni le cantavano sul lavoro, per esempio, facendo i lavori domestici, cantavano queste cose. Lasciando sola così sulla terra, così è la guerra, vine guerra. Lacerante fu il dolore per la dolce Capinera, e il fiore di primavera nel suo volto s'appassì. In quell'occhio allucinato
stato quale insolito bagliore. Lei scambiava ogni soldato per l'istinto genitore. E nel mentre la piccina follerava il suo destino nell'alta borghe di assassina, tripudiava nei festini, il popolo pagava con la fame tutte le spese della guerra infame. E papi nera dunque passava, il caro babbo perduto cercò. Quel dolore la plebe piangeva, ma chi godeva la derrideva. Tutta. Nel palazzo principesse si gioiva e si danzava, ma i pressi tumultava la marea degli strettori. Libertà, pane e lavoro si implorava nel clamore, ma i flotoni reggi proteggevano il Signore. Era l'ordine emanato alla truffa di sparare su chiunque avesse dato il palazzo avvicinato. Tra quei sicari reggi uno c'era che parve tutto il babbo di Papinera, e a lui correva giuliva e testosa su di un comando alla pioggia rabbiosa, dalla mitraglia la bimba freddava mentre spirava papà chiamava. Ma la sapeva tutta a memoria? Sì, no, sapeva centinaia di canzoni. Tutta a memoria. Già vi avevo detto come desse fastidio ai funzionari il fatto che il registratore utilizzato nella vita di partito permettesse alla cultura di base di emergere e soprattutto di squalificare quei brevi appunti scritti a mano da chi faceva i verbali, che poi non davano mai il verbale della riunione che si era tenuto, ma sempre le idee di chi faceva il verbale. Questo è. Quindi questa cosa aveva dato molto fastidio. E il registratore era considerato da molti quadri intermedi del Partito Comunista come uno strumento diabolico, ancora nel 65. E appunto si finiva davanti alla commissione di controllo. Ma anche nel movimento studentesco le cose non andavano meglio, perché anche nella statale di Milano nel 68, pur avendo avuto l'assenso dei dirigenti del movimento studentesco di registrare una riunione, c'era sempre qualcuno che arrivava e spegneva il registratore mentre noi facevamo le registrazioni, perché potevano chissà dove finiranno queste cose, la polizia, insomma, queste cose qua. Poi durante le manifestazioni poteva succedere anche di tutto, no? Cariche delle polizie, lancio di cardelotti, fughe, e noi tremavamo non tanto l'idea della nostra pelle quanto il fatto che ci facessero a pezzi il registratore. Lo utilizzavamo in tutte le direzioni, insomma. Fatto sta che
cosa che secondo me è molto importante è che una serie di cose che avvennero in quegli anni in piazza o nelle riunioni sono state fissate. Credo che siamo stati... Io, per esempio, le riunioni del mio gruppo, che era il Circolo Rosa Luxemburg di Novara, le ho registrate integralmente, saranno 100 ore di registrazione. Franco Coggiola si è recato a Parigi e ha registrato un sacco di cose sul Maggio francese. Cioè, ognuno di noi si muoveva in queste cose. Io credo di aver registrato per il mio libro Pagine di guerriglia sulla Varsesia 250 testimonianze lunghe e articolate di partigiani. Partigiani che allora erano anche giovani, quindi ti raccontavano le cose in un modo completamente diverso da come potevano raccontartele 5-10 anni fa. Quindi questo patrimonio esiste. Poi mantenerlo sarà molto difficile, perché ci vogliono dei soldi e nessuno te li dà per mantenere. Ma non si deteriorano da un punto di vista fisico? Sì, ma li puoi salvare, li devi... Devi continuamente... Sì, ma la cosa sarebbe possibile... Bisogna cambiare il supporto. Sì, la cosa sarebbe anche possibile, ma ci vorrebbero dei soldi che nessuno tira fuori. D'altra parte, partiti non esistono più di sinistra, quindi questo è molto grave. Comunque, ricordo queste cose perché francamente ci siamo trovati davanti sempre a un ostracismo da parte. Vorrei chiudere ricordando come al Festival dei Due Mondi di Spoleto, quando portammo Bella Ciao, che tra l'altro dei nostri spettacoli era uno dei peggiori, devo dire, successe l'ira di Dio. E lo racconta molto bene Giovanna Marini. Ma vorrei prima ricordare come il pezzo introduttivo di Franco Fortini fosse molto bello e fosse già quello che dava a questo pubblico snob e di ricche signore un senso di malessere. Diceva Fortini: qualche volta dagli affreschi e dai quadri i loro visi ci fissano, ma dai libri quasi mai ne intendi la voce. Le loro generazioni hanno formato la lingua che parliamo, la sintassi dei nostri pensieri, l'orizzonte delle città, il presente. Ma la coscienza che anno dopo anno, mietitura dopo mietitura e pietra dopo pietra, essi formavano i signori ai padroni, quella coscienza non le riconosceva, li ometteva. Confondeva le loro voci con quelle degli alberi e degli animali da cortina. Questi canti sono stati uditi, quando sono stati uditi, tutt'al più come voce di una cultura separata e arcaica. Ma noi oggi sappiamo che essi esprimono un mondo di dominati in contestazione e in risposta. Questa cosa mandò in bestia il pubblico di Spoleto. E Giovanna Marini, appunto, poi tra l'altro ricorda cosa successe durante lo spettacolo. Siamo in scena di fronte a una sala tutta piena, cominciamo a cantare. Silenzio tombale, sono tutti incuriositi da questi canti, a partire dal Bella Ciao di Giovanna Zaffini, quella delle Mondariso, che fu un nostro errore fondamentale perché
pensavamo venisse prima di quella partigiana e invece era stata prodotta dopo. Via via che si procede crescono i commenti mormorati, qualche volta anche detti ad alta voce. Alla strofa di È per la strada, cantata da Sandra Mantovani, e nella stalla più non vogliamo morire, una voce di una donna urla: posseggo 200 braccianti e nessuno di loro è morto nelle stalle. Seguono una serie di buu dal loggione. Insomma, l'atmosfera si riscalda. Io per la verità ricordo che Dante Bellameo disse alla signora: signora, lei spera di essere posseduta dai suoi. Questo me lo ricordo. Insomma, l'atmosfera si riscalda. Bosio, Cerese e Leiti sono in prima fila. Finalmente si alza Michele Straniero e intona Gorizia. Alla strofa: traditore signore ufficiale, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta. Questa guerra ci insegna a punire, succede l'era di Dio. Una voce si leva dalla platea: evviva gli ufficiali, seguita da cori di evviva l'Italia. Dal loggione arriva una risposta immediata e viene lanciata in platea una sedia, mentre si intona Bandiera rossa. Dal basso rispondono con facciata nera. Gianni Bosio si alza e, rivolto alla platea, urla: signori, questa è storia. Tutto intorno la gente continua a discutere sempre più animatamente. Insomma, si menano. Allora, è allora che una signora grida una frase che mi folgora: non ho pagato 1.000 lire per venire a sentire cantare in palcoscenico la mia donna di servizio. Resto di sasso. Che intende dire la signora? Giovanna Daffini l'ha capito subito, si è tolta la chitarra dal collo e marcia deciso verso di lei per ristabilire a chitarrata in testa la giusta distanza culturale, tutta a proprio vantaggio, che la separa dalla signora. Fu anche grazie a lei, alle sue parole sprezzanti sulla sua zona di servizio, che riuscì a capire meglio la famosa questione della cultura alta. Dice Giovanna Marini. Questa signora aveva ragione. La Daffini aveva una voce che allora si sarebbe definita da pescivendolo da mercato. Non a caso, l'indomani, su tutta la stampa di destra, quella della Daffini veniva qualificata come una voce da cortile. Un'indicazione precisissima. Era infatti una voce altra, completamente diversa da quelle che eravamo abituati a sentire in spettacoli e concerti, ma era una voce bellissima, perfetta nel canto di tradizione orale. L'indomani eravamo su tutte le prime pagine col titolo come Va fuori lo straniero, una canzone stonata, rissa a una prima del Caio Melisso. Se ne parlò per una settimana. Ecco, questo fu il nostro lancio pubblicitario. Era stato un evento straordinario che valeva mille apparizioni in televisione di oggi, 1.000 show di fine d'anno, 1.000 spot pubblicitari. Ed è vero, perché lì si conobbero finalmente i Dischi del Sole e potemmo fare conoscere meglio il nostro lavoro. Che data era esattamente? Era il 64, non mi ricordo il giorno. 64? Sì. Scusate. Purtroppo non ho più il fisico. È un disastro. Ma no, io mi fermerei qui. No, non mi fermo qui. Non mi fermo qui.
Vorrei ricordare che i nostri cantanti erano liberi di scrivere quello che volevano e di cantare quello che volevano, anche se poi creavano dei problemi. Infatti il 3 luglio 1965, durante un concerto a Sesto San Giovanni, in occasione di un comizio di Luigi Longo, Ivan Della Mea cantò davanti a Longo 9 maggio, la famosa canzone dove Longo sta sul palco insieme ad Andreotti. E... non ce l'hai quello per... Sì, no, 9 maggio non l'ho preso. Canzone nella quale si sottolineava appunto che nel ventennale della Resistenza a Milano sul palco c'erano Longo e Parri e poi anche Andreotti. È come se fosse tentato di fare sostituire i fazzoletti rossi dei partigiani con quelli tricolori, cosa che suscitò una resistenza da parte dei partigiani comunisti e socialisti durissima, e non riuscirono in questo intento. Fatto sta che Longo, seduto in prima fila, si alzò di scatto e se ne andò. Mi ricordo sempre questo fatto. Il locale PC protestò ufficialmente, Roberto Leide e altri del nostro gruppo si adombrarono, ma secondo me Ivan aveva fatto benissimo. Così come aveva fatto benissimo quando, in occasione di un concerto in una sezione romana del PC, eseguì qualche anno dopo una sua canzone, Lamendoleide, che non era niente male, contro le posizioni di Giorgio Amendola. E lì è successo un parapiglia. Più tardi scrisse, però qui non successe un bel niente, I don't like English shoes, non mi piacciono le scarpe inglesi, una canzone che sfotteva Massimo D'Alema. Sì. E d'altra parte la provocazione era un modo per affermare la nostra legittimità a stare nella sinistra con le idee che avevamo e combattendo per esse contro il settarismo. Contro i settarismi particolarmente vivi a Milano. E a proposito vi faccio sentire questo Juan Rivalcald, una canzone di Ivan Della Mea che esemplificava proprio questo nostro modo di stare dentro il movimento e che potrebbe essere l'inno del nostro gruppo. E mi fermo qui e se volete poi possiamo discutere, anche per 8 ore. La strada del data, arriva la notte e mi sfruttiamo in giro, piazza del do, l'oreste che te la, scusa te dite, da te te pregati, se t'accompagno che mi sei riscritta, quel che curvi, aspetta la sedi, cioè l'altra notte, e tanto per la sbagliata, grazie al do, la vera gioppa intera. Se puoi cuscia la vita, metti tranquillo, la guerra alla guerra, scusa se dite stati alla frattista, quando la finì, l'endarci e scovato, da scritto il mio, padroni al macello, nel giarenet, ma ti cuscia te dite, passi le vue, e che faccio il martello, le dura in tre, fino a sommato grossi. E svolta giù a sinistra, perché te ride, tassi quaderni rossi, e già che ha scritto, non c'è sinistra, e dura a te, mi fai un gran paese, la tira al piatto, tu mai piazza argentina, chiede anche a me, gli scritti vanno a Cina, tassi ho capito, quelli alle uccinesi, mette sta corda, ora la trocchista. Grazie operaia, cinese tutta l'eresta.
campagne, questo è il bello, quel giù e là è solo comunista. Ma una prima cosa forse le volevo chiedere, la canzone Bella Ciao fu nel 65 la prima volta in cui venne rappresentata a Spoleto in forma pubblica, diciamo, o 64-65, oppure le sue origini sono molto molto più... Non ho capito bene cosa intendi dire. L'origine di questa canzone, la Ciao era lo spettacolo, c'era anche la canzone. Scusa, è poco. Sì, sì. Quella canzone lì, che origine ha, in che data è stata composta, ecco. Ma dunque, la melodia è una melodia ampiamente europea, probabilmente rumena, si trova molto in Romania. Recentemente uno l'ha trovato su dischi americani di emigrati dalla Romania. È una canzone anche, la melodia è diffusa anche tra gli ebrei in Israele. Dell'Europa orientale. La nostra canzone però, Parole Mureca, fu cantata un pochino durante la resistenza in Emilia Romagna, però proveniva dall'esercito del sud che saliva. Questo è quanto. I polacchi forse? Eh? I polacchi forse? Portata? No, chi lo sa, questo non te lo so dire. La melodia, io ho trovato dei testi popolari, non resistenziali, preesistenti in Emilia. Quindi la canzone c'era già. La melodia dovrebbe essere di origini ebraiche, con la canzone Koi, come pare. La prima parte della melodia, e poi ci sono delle parentele, mi pare, con Fior di Tomba. Sì, anche. Però ci sono mille ipotesi, cioè, è troppo radici, mi pare, che quella canzone lì, per poter trovare un filone univoco. Mi è sembrato sempre di questa cosa. Gli ebrei dell'Europa americana? Sì. Che poi appunto, emigrati in America, sono diventate le melodie del repertorio Klezmer, sì, scritte e riproposte. D'altra parte gira il mondo. Le canzoni girano il mondo. Il generale Cadorna ha scritto La Regina e sull'aereo
di un mottetto del Settecento. Questo. Ma se un insegnante volesse utilizzare queste canzoni, allora, ci sono dei siti da cui possono essere scaricate le canzoni e anche l'inquadramento storico? Questo sì, ci sono, essere... forse ne sai più tu. Sicuramente c'è il deposito. Il deposito. Sì, ma più che a me è che sì. Gli altri insegnanti. Sì, il deposito.org si chiama. Ci sono anche i riferimenti bibliografici, ci sono anche gli accordi con i testi e i collegamenti a una versione più filologica con le virgolette su YouTube, insomma. Ma voi della Micheletti di Scherzole non li avete? Penso di sì. Allora. Penso che le abbiano. Sì, ma non digitalizzati. Ma non digitalizzati. Ah, beh, certo. I vecchi dischi da solo. I dischi con un altro campo. Comunque sì, deposito.org. Sì. I 33 giri erano 33 giri. Lei parlava prima. Dammi del tu perché. Parlavi di aver registrato ancora parecchi anni fa la testimonianza di vari partigiani, valsesi, sì, eccetera. E credo di aver capito che poi sulla parola quale deve aver scritto un libro o qualcosa del genere, no? Sì. Ecco, queste registrazioni sono, diciamo così, disponibili, nel senso che sono state poi magari depositate tipo all'Arcello De Martino? Oppure no, le ho io. Sono destinate a scomparire? Guarda, scompariranno, però per adesso ci sono. Io le ho passate tutte su... come si dice, su disco esterno e quindi io le ho e se qualcuno viene a sentirle sono ben contento di fargliele sentire e... lì è un'altra bella storia quella lì perché io ero stato incaricato di fare un opuscolo. E un opuscolo che mi hanno detto, mi raccomando, non superare le 16 pagine. E sono andato a registrare i partigiani e ho cominciato a capire che quello che io avevo letto sulla Resistenza non c'eravamo proprio, cioè era un'altra cosa. Cioè scoprivo veramente un mondo a me sconosciuto, io non avevo fatto, pur avendo in famiglia mio padre socialista arrestato, mia madre che si era occupata di far scappare gli ebrei in Svizzera, eccetera. Non avevo assolutamente l'idea di cosa fosse questo. E allora ho cominciato a registrare e ho scritto poi il libro. E poi ho riscritto questo libro un secondo tempo perché ho capito che era una cosa importante. Questo libro è lì, sono 2000 pagine ed è la storia di una sola formazione partigiana che poi si allarga, ma comunque è la storia dell'82esima Brigata Osella, una delle formazioni di Moscatelli, insomma. Questo è comunque ci sarebbe moltissimo da salvare da e da registrare e da questo una versione più facile sta qua, nel senso che su queste 2000 pagine, in questo libro che è la libera ricerca di Cesare Bermani, ci sono 3-4 articoli, è una raccolta di interventi fatti in una giornata in onore sua, fatta a Baden alcuni anni fa. E ci sono 3-4 interventi proprio su questo tema, cioè alcuni sono più sul discorso raccolta e lavoro sul canto popolare, altri sono sulla dimensione di ricerca antropologica che comunque è legata a questo tema, la raccolta di leggende metropolitane, miti,
questo ambito qua. Il terzo filone è questo, della, questo lavoro sulla resistenza, pagina di guerriglia, c'è un bel articolo di Santo Peri su questa cosa qua. Ed è, tra l'altro, anche Poggio si notano che è un libro che è difficile da credere che non sia stato letto, perlomeno citato più, da Pavone. Mm-hmm. Perché infatti, in realtà cioè, sono del punto molto, molto importante. Il quarto filone viene ricordato nel libro, forse vale la pena ricordare anche qua. È un libro sui lavoratori italiani che sono andati a lavorare nella Germania nazista, non deportati, questo è il punto. Vanno a lavorare, c'è una ricerca fatta con Roth, centrato Sergio Bologna. Quindi dà un po' l'idea della complessità poi della ricerca. Il libro è deriva però di bel lavoro di raccolta dei vari contributi, se l'è smazzato come al solito Poggio, ed è bello il libro. Sì, volevo ricordare che comunque le cose più importanti scritte sulla resistenza sono state scritte da persone esterne all'università. Per esempio Franzinelli, che secondo me è forse il miglior storico oggi vivente su quell'argomento. Volevo chiederti, tu sentirai ancora se c'è una produzione attuale di canto popolare, esiste ancora? Dunque ti dirò, negli ultimi 20 anni c'è qualcosa di significativo? Guarda, ti dirò che il discorso è questo. Se quando esistono delle lotte, ci sono anche le canzoni. Per esempio, i Notav hanno prodotto, sempre secondo i canoni della cultura popolare, che rivede le canzoni, hanno prodotto 200 canzoni, non meno di 200 canzoni. E su melodie vecchie? Su melodie vecchie, prevalentemente su melodie vecchie. Rifatte. E sì, io speravo anche che le pubblicassero, però editori disposti a fare queste cose non sempre ne trovi. Quindi movimenti, diciamo, ecologisti in questo periodo? Secondo te? Sì, anche. Però per esempio su YouTube o su Forme si possono trovare, oppure no, qualcosa c'è, credo. Sì, di quelli notabili qualcosa c'è, sì, su YouTube si trovano. Qualcosa si trova. Ah, io vorrei tornare sul discorso del. Io ho seguito la storia di testa che è stata fatta. Però si è parlato anche dei limiti di questa storia, cioè dei soggetti che non volevano ascoltare, avevano paura di far ascoltare. Per esempio, il discorso del PC e della registrazione nelle sezioni. Forse sarebbe importante mettere a fuoco gli interlocutori ostili. Cioè, in quel contesto lì, chi erano gli ostacoli per portare avanti il discorso? Perché poi si è parlato anche del discorso intellettuale, cioè che voi facevate un lavoro di raccolta che però non era una raccolta semplicemente classificatoria, era un lavoro di raccolta pensato come lavoro di movimento. Quindi lì evidentemente c'è un'altra prospettiva, ecco, non è che servono i nomi, ma mettere a fuoco quali erano le diverse prospettive, come erano incardinate, erano centri. Gli antropologi dell'università che lavoravano in questo senso. Ecco, forse questa cosa qua serve per mettere a fuoco un po'
c'è una difficoltà proprio organizzativa anche per sviluppare il lavoro che avete svolto. Ma io ti posso dire che per tutto un periodo, per esempio, la storia orale fu una discriminante, cioè chi si occupava di storia orale non veniva promosso ai concorsi universitari. La grande preoccupazione di chi ti esaminava era di sapere i nomi di quelli che si occupavano di storia orale. Sembrava di essere in un commissariato di polizia. Quindi su molti piani ci fu. Poi oggi la storia orale l'hanno integrata e secondo me non è più storia orale, cioè è un'altra storia. Cioè non è un'altra storia. Ecco. È quella storia di prima. Sì. Insomma, tutte le cose di questo mondo corrono dei rischi, quindi non mi stupisce affatto. Beh, d'altra parte una Spoleto oggi, cioè, secondo me quell'episodio, guarda, non conoscevo. Hanno ripreso Bella Ciao, che come ti dico era uno dei nostri, secondo me uno dei nostri spettacoli peggiori, che grazie al cielo venne salvato dalla reazione, che ci diede una grande spinta e ci fece una grande pubblicità, ma voglio dire, molti altri spettacoli nostri, per esempio c'era uno spettacolo che si chiamava Pietà le morte, che anche lì, voglio dire, tu arrivavi in un posto, ti chiedevano di togliere la Badoglieide, perché nel comitato c'erano anche i Badogliani. Poi da un'altra parte ti chiedevano di togliere la strofa bandiera bianca la vogliamo no, perché c'erano i democristiani. Guarda, era una continua. Poi il 64 fu un anno terribile in questo paese, cioè i giovani fanno fatica a capire cosa è stato prima del 68 l'Italia, cos'è l'Italia del 64, è l'anno del tentativo di golpe di De Lorenzo, sono sbagliato, sì, il 64, sì. Cioè sto parlando di un periodo in cui l'Italia era veramente sotto una cappa, democristiano. Tu hai dormito a casa? No, hai dormito fuori casa anche tu. Sì, sì, ben, hai dormito almeno bene, hai trovato un buon letto. Il 64 ero ancora piccolo. Il 64 avevo 18 anni, ma per dire il 64, a Brescia nel 64 venne Pasolini a parlare di marxismo e cristianesimo, gli venne impedito di parlare dai fascisti. Sì. Lì al Dacemo, i fascisti impedirono a Pasolini di parlare per dire cos'era. Io me lo ricordo, perché con gli italiani mi ricordo, però insomma, la svolta vera in Italia, il 68 ha segnato molto, il 68-69 da quel punto di vista dell'apertura, della possibilità. Sì. Dopo sarebbe stato inimmaginabile, credo nel 69-70, un episodio di Spoleto, penso, difficilmente inimmaginabile. Il 64 però sì, il 64 era normale in Italia. Sì, sì. Beh, a proposito di documento sonoro, il convegno fatto in domani, Pasolini, è stato pubblicato un paio d'anni fa con un'introduzione scritta, ma c'è anche la versione orale dell'intervento fatto da Pasolini, un lavoro fatto dalla Fondazione Calzari Trebeschi, che organizza la cosa di domani. Sì. La registrazione, è stata recuperata la registrazione, perché ha parlato poi il giorno dopo, sì. È stato impedito la serie, da spero di rivedervi domani, perché quello invece è uno spettacolo che qualche problema lo pone in giro. Ancora adesso? Sì, c'è sempre qualche. Beh sì, quando proponi un altro aspetto della Prima Guerra Mondiale. Poi
purtroppo stiamo vivendo un periodo di evoluzione anche generale, quindi no, no, certo. Nel massimo il paese oggi. Sì, cioè ci rendiamo conto che almeno tu non so quanti anni hai tu. Io sono del 48. Ah, sei piccolo. Quindi. Ma io sono nato col fascismo e so che sto morendo col fascismo. Ma ho paura di finire. No. Vedi che non c'è più tacchi. Cosa faccio? No, aspetta. Adesso se vuoi cominci. Ti sei tutto il più per di questo. Ma quello no. Una curiosità è i rapporti fra voi e Dario Fo, il suo teatro dell'epoca, molto impegnato sì, a presentare le lotte, eccetera. Sai, Dario era... sono stati? Una curiosità. No, Dario era molto bravo, era bravissimo, no? Però, secondo me, insomma, ogni tanto suonava il piffero anche lui, a quelli, cioè diceva le cose che voleva, che la gente voleva sentire. Mentre io sono dell'idea che bisogna sempre contrastare questo fatto. E no, i rapporti furono buoni per tutto un periodo. Per esempio, c'era Giulio Canto, fu un disastro, perché lui era tutto orientato sulle gag, mentre noi eravamo tutti orientati su un lavoro di stilizzazione filologica del gesto di lavoro. Anche Dario, insomma, siamo riusciti a fare uno spettacolo che non era solo di Dario, ecco, che era soprattutto nostro, anche se la regia era di Dario, no? Però c'era molto da litigare con Dario. Sì, con Dario si litigava. C'è chiaramente la componente di una individualità molto forte, molto prorompente. Sì, lui era... Ma alcune canzoni che poi passarono per essere della Resistenza le ha inventate lui. Per esempio quella... c'erano i fascisti vestiti da prete. Quella lì è una sua invenzione pura, no? Oppure mi mandava in bestia quando raccontava che Mistero Buffo l'aveva trovato in una... Insomma, raccontava un sacco di balle, ma insomma... Le raccontava bene. Posso farmi una domanda? Io da buono cattivo meridionale, no? Mi ricordo anche gli anni 73-74, quindi dopo il 68, mi ricordo che al liceo organizzai un incontro con dovevano essere un po' di militanti del PC un po' più grandi di me, però che proponevano, diciamo, canzoni popolari siciliane. Allora, no, volevo sapere quindi quanto le canzoni popolari, anche di lotta, perché noi avevamo avuto il 68 operaio di Avoli, morte di Avola, cioè quindi tutto un contesto, senza dubbio, di lotta, perché dopo allora c'erano i capi popolo, diciamo, quindi. Allora, la domanda era, se avevate recuperato, diciamo, canzoni popolari siciliane, meridionali in genere, e come venivate accolti quando facevate i vostri spettacoli giù in Meridione?
Ma no, credo che chi li ha fatti sia stato accolto bene. Tieni conto che c'era già stato Ganduscio che aveva raccolto molte cose, insomma. E io personalmente di ricerca in Sicilia l'ho fatta poca, però insomma si poteva fare. La Sicilia per me mi ha divertito molto, che è stato un pompiere che mi ha premiato, ha voluto a tutti i costi darmi un premio per il lavoro che avevo svolto, un pompiere, questo mi è piaciuto. Ha scomodato Orlando, l'ha portato lì. Sì, però... E un'altra considerazione facevo. Potrete essere considerati senza dubbio dei precursori rispetto dopo alla canzone impegnata, dopo il 68, quindi dopo il 70. Sì, per la verità forse più Cantacroniche che non noi. Cioè, nel senso che Pantacroniche appunto si era proposto di fare queste canzoni contro Sanremo, per quanto anche le nostre. Io alcuni anni fa sono andato con Ferrero a fare una cantata a Sanremo, in piazza, quando c'era il festival. Mi sono anche divertito, perché c'era una serie di canzoni, per esempio, del periodo fascista sulla fame, e molto divertenti. Su cosa si mangiava, su cosa... E quindi sono andato a raccontare un po' queste cose. Insomma. Bisogna divertirsi un po' nella vita. No, soprattutto, comunque, secondo me è Cantacroniche che ha avuto un'influenza, peraltro riconosciuta, su Guccini, su De André, su questi qui. Per carità, delle canzoni di Guccini e De André sono canto sociale, insomma, non c'è dubbio. Però visti in un modo, senza dubbio, diciamo, più attuale, o per quei tempi, ecco, nel senso che... Perché quando le cose non vengono più cantate, in manifestazione, ma finiscono sul palcoscenico, siamo all'inizio della fine, insomma. Certo. A meno che tu non le usi per creare qualcosa d'altro. Sì, sì. Era proprio una riflessione che facevo. Allora, mi è capitato la locomotiva, no? Ah, sì, la locomotiva. Era proprio incredibile. Cioè, dopo tanto che l'avevo ascoltato anche giù in Sicilia, agli Albori, al Teatro Greco, però risentendolo adesso, Madonna! Cioè, sì. Ma proprio di una bellezza unica, sì, questa sì. L'opera, cioè, bella proprio. Sì, sì, bella, bella. Ti fa... Ha una forza. Cioè, anche la melodia e soprattutto anche i contenuti delle parole, e anche questo filo logico che ti porta dopo, questo racconto che ti porta dopo alla conclusione dell'evento, del... E ti spiace di non aver imparato a guidare un treno. È vero. Io ero amico di un ferroviere che aveva fermato l'Oriente Express con la rivoltella in mano. Ho scritto un libro su di lui, perché una serie di amici mi piace ricordarli. Questo si era soprannominato Filo Panti, amico di tutti. Filo Panti. Era un partigiano. E io ho scritto un libro
proprio riprendendo le cose che lui mi aveva raccontato, era uno di quelli che era stato in Egitto, era un anarco-sindacalista, finito in Egitto, poi tornato in Italia, è sempre stato un combattente. E poi è diventato ministro dell'Ossola, partigiano, che è stato uno di quelli che mi hanno fatto da insegnante, insomma. Lui è uno di quelli che ricordo con più affetto, insomma. Ma se vi capita, leggetelo quel libro lì, l'ha pubblicato Odradek. Filopante si chiama. Qua c'è un articoletto okay. Bello di Valerio Evangelisti. Sì, sono stati anche gentili che su, c'è quella rivista online, forse Carmilla. Carmilla online. Dove hanno definito questo libro l'anti-punks. Questa cosa mi è piaciuta. Spero di non avervi distrutto. Grazie. Che giorno è?